Allora, io potrei chiudere qui il mio argomento perché lei ha dato delle perle di saggezza, come dire, storiche, no? Dell'educazione e della pedagogia, giusto? Allora, io sto facendo con loro un altro discorso, sto cercando di far comprendere loro quali sono i passaggi fondamentali di cui a volte loro stessi non si rendono conto, perché non c'è il momento della spiegazione, no? Ecco, che cos'è la pubertà? Eravamo rimasti alla pubertà. La pubertà è il momento in cui il bambino, che non ha caratteristiche né sessuali né personologiche, piano pianino cambia. I maschi cambiano in una certa maniera, aumentano il volume di tutte le parti corporee, comprese quelle sessuali, cambia la voce, e le ragazze cambiano anch'esse il volume delle parti con gli arrotondamenti, con la comparsa del seno, delle ovaie, di tutte le cose che servono però alla sessualità secondaria, che è quella della riproduzione. Noi non siamo nati a caso. Guardate che il nostro principio principale, scusate il bisticcio di parole, è quello di garantire la specie. Noi non siamo nati per diventare ingegneri, medici, scienziati o roba di questo genere. Siamo nati per fare una cosa, mantenere la nostra stessa società. Poi, che la manteniamo con intelligenza, con produttività, con avanzamento, e quindi se riusciamo a far crescere il nostro cervello insieme al nostro corpo, tanto di guadagnato, e lì facciamo la differenza, perché le persone che crescono solo fisicamente, sessualmente o, come dire, fanno crescere solo la forza e non crescono nelle parti del cervello e delle personalità, certamente, come dire, la differenza c'è, perché se ci sono persone, e tra di voi ce ne sono tantissime, io mi auguro e vi faccio un augurio veramente importante, che voi anche nella semplicità del vostro futuro professionale, perché non è che tutti dobbiamo diventare ingegneri astronavali, ma ognuno deve essere funzionale alla propria società con intelligenza, cultura e saggezza. Quindi il cervello deve crescere esattamente insieme al corpo. Questo è il motivo per cui si frequentano le scuole, si fanno, le conoscenze. Il vostro dirigente ha fatto degli esempi di storie antiche, che sono nient'altro che il succo di quello che è importante per maturare la propria morale e la propria personalità. Però ognuno cresce con dei tempi e delle modalità diverse, non è detto che siamo tutti uguali, ma c'è una massificazione in generale, no? Tutti i 14enni e tutti i 15enni fanno e pensano più o meno le stesse cose, i 18enni fanno le stesse cose, perché le tappe dello sviluppo avvengono quasi per tutte le categorie di persone in tutte le parti del mondo in maniera abbastanza univoca. Però qual è il problema dell'adolescenza e della pubertà? È che mentre il corpo e la mente ti spingono a fare, c'è questa forte spinta che gli adulti a volte non riescono proprio a ricordare o a capire, mentre c'è questa forte spinta, è ancora troppo basso, e molto bassa, se non per esempio nelle monellerie, nei dispettucci, nelle regole compresse, nei piccoli disordini, è molto bassa la capacità di essere protagonisti attivi del proprio pensiero e del proprio corpo, no? Per cui succede che i giovani premono, ma i genitori sono molto impreparati a capire cosa fare davanti a una persona che si capisce che vuole fare, che vuole procedere, che vuole andare oltre quelle che sono le regole della famiglia o della scuola, ma non possono lasciarlo andare. Io faccio sempre questo esempio. Gli uccelli, dico gli uccelli perché l'uccello è in alto, il nido è in alto, quando decidono di far volare l'uccellino, qualcuno di voi vive in campagna? Benissimo. Avete mai visto, per esempio, nel nido, sull'albero, quando si apre l'uovo, che nasce l'uccellino? Cioè, vi siete chiesti
Vi siete chiesti, per esempio, quando l'uccellino vola? Chi lo stabilisce? La mamma. E come stabilisce la mamma di farlo volare da un albero che è alto quantomeno 3-4 metri? Non è che l'uccellino è come un bambino di un anno, no? Qual è il momento per farlo volare? Ebbene, la natura dà ai genitori anche questa funzione, sia essi animali, sia esseri umani. Ma i genitori sono molto impreparati, soprattutto, come ha detto il vostro dirigente oggi, più che mai sono impreparati, perché ho l'impressione che stiamo tutti perdendo le vecchie regole che erano un po' innate, un po' indotte da comunità più ristrette e più uniformi. Ecco, questo io lo dirò più avanti. C'era una uniformità, cioè quello che faceva il mio vicino di casa, la mia vicina di casa, la bambina figlia dei miei vicini di casa, era la stessa cosa che facevo io nella porta accanto. Mentre oggi un genitore ha nella porta accanto genitori che fanno uscire i figli, che fanno le cose, che usano un sacco di cose, e la propria famiglia invece ristretta in queste convinzioni. Quindi una ripetizione. L'infanzia è caratterizzata dalla dipendenza genitoriale secondo il potente sistema motivazionale che regola l'attaccamento, la sicurezza, cioè il genitore deve essere attaccato al proprio figlio e il proprio figlio deve essere attaccato al genitore per una questione di sicurezza, perché il genitore deve proteggere ancora l'immaturità del proprio figlio. L'adolescenza invece è l'attivazione del sistema motivazionale agonistico, da cui nasce anche la forza dell'indipendenza anche per sviluppare la sessualità. La sessualità è una funzione che solitamente i genitori contrastano, perché la sessualità troppo precoce non garantisce la salute. Perché la sessualità deve essere attuata, diciamo, vissuta in un'epoca di maturità anche del corpo maggiore? Perché la sessualità corrisponde anche alle conseguenze della sessualità, non solo verso il proprio corpo, ma anche eventualmente verso la persona che nasce dalla procreazione. Quindi se una... Quindi... La sessualità è una cosa importante, ma va applicata, va sviluppata e va vissuta in maniera equilibrata. No. Nel distanziarsi dai genitori, è previsto con l'allontanamento reciproco che nei figli nasca la ribellione. Come avviene? Che cos'è la ribellione dei figli? È il momento in cui i figli cercano di dire la loro, no? Contro il parere dei genitori, perché i genitori tendono sempre a restringere queste possibilità di apertura per paura, non per cattiveria. Ecco, vorrei farvi comprendere che in questo sistema di ribellione e rifiuto non c'è cattiveria fra figli e genitori, ma c'è la preoccupazione che il figlio non sia pronto, anche perché voi dovete pensare una cosa, ogni genitore ha un figlio ideale nella mente. Molte volte il figlio ideale non è Giovanni, Maria, Giuseppe, ma è un figlio ancora migliore, perché tutti i genitori hanno interesse a che i figli abbiano un futuro anche migliore del loro. Molti di noi hanno superato, come dire, le aspettative dei propri genitori, e io mi auguro, un altro augurio che vi faccio è che voi stessi, di qualunque famiglia facciate parte, possiate diventare anche migliori dei vostri genitori. Ma fin quando i vostri genitori non si renderanno conto che voi siete veramente maturi e capaci, tenderanno a tenervi stretti, no? Ad impedirvi di fare quelle cose. Voi non dovete dimenticare mai la favola di Pinocchio. Io sono un po' più terra terra rispetto alle sue ai suoi romanzi della nostra letteratura, no? Allora,
non vi dimenticate che il povero Pinocchio, anzi il povero Geppetto, no, Pinocchio non era poi tanto povero, il povero Geppetto non faceva altro che, pur sapendo di avere costruito un bambino di legno, non sperava altro che di andasse a scuola, gli aveva comprato il libro, eccetera. Mentre Pinocchio, che era nato di legno monello, per giunta, la prima cosa che ha fatto, il primo amico cattivo che ha trovato, che era Lucignolo, se n'è andato, si è venduto il libro e se n'è andato a giocare per i fatti suoi. Per fortuna Pinocchio poi è stato anche fortunato, perché è riuscito nel premio massimo, che è stato quello di diventare bambino, non certo per sua bontà, ecco, perché di monellerie ne aveva fatte proprio di tutti i generi, però è una favola che rappresenta proprio il buon fine, cioè si può fare i monelli durante l'adolescenza, durante l'età evolutiva, ma poi alla fine, se si ha in mente che cosa dicono i genitori, questo non è tanto importante che voi facciate quello che dicono i genitori, ma che ce l'abbiate in mente, perché quello che dicono i genitori, a meno che non siano genitori incapaci, ma sono rarissimi, anche il genitore più povero culturalmente, che non ha studiato, eccetera, ha una sua filosofia, una sua morale, che voi dovete tenere sempre nella mente e nel cuore, perché vi faranno da guida, ve li ricorderete quando sarete più grandi. Certamente, come diceva il vostro dirigente, oggi ci sono un sacco di bizzarrie, cioè voglio dire, una volta un genitore, una madre per esempio, aveva un bambino a 18 anni, a 20 anni, no? Quindi quando la mamma era più matura, a 30, il figlio ne aveva 20 e sapeva cosa doveva fare. Oggi, col fatto che molte donne hanno figli molto tardi, no, perché per tutta una questione sociale e anche economica, le mamme adesso sono mamme tardive, no, perché devono studiare, devono lavorare, eccetera. Quando una mamma di 30-35 anni si trova con un figlio di 20 anni a 60 anni, non ha molte volte la stessa forza gestionale, la stessa tranquillità, ecco, e quindi stanno succedendo, ecco, delle bizzarrie, delle cose un po' che stanno sostituendo il rapporto di sicurezza con un rapporto di competizione fra i genitori, cioè i genitori e i figli non vivono più il rapporto di dipendenza per la ricerca della sicurezza, ma vivono un rapporto di competizione. Vorrei che tu fossi migliore, il figlio non vuole fare quello che dice il genitore, si mette di traverso, nega quello che deve fare, certamente per fortuna non sempre, però può capitare appunto che questo cambiamento sociale possa creare i conflitti. Poi, come dicevo prima, mentre una volta lo stare in gruppo era molto limitato, io ho 66 anni, forse sono la più vecchia qua dentro, ai miei tempi non si stava, si stava per strada davanti a casa, insomma, ecco, ma con la comunità era molto, molto ristretta, quindi non c'erano molti stimoli, il contenitore era unico, no? Il contenitore sociale era unico, con regole assolutamente, mentre oggi già da molto tempo, come dire, i giovani sono distratti e stimolati da modi di fare così genericamente anche molto attrattivi, e mi riferisco agli orari di rientro, alle comunità con cui stare, all'uso o non uso di fumo, alcol, giochi, telefonini, computer, eccetera. Ogni cosa di per sé ha anche un valore, cioè per un certo, noi non avevamo il computer, quando sono arrivati i computer, come dire, abbiamo scoperto il mondo infinito, no? del web, delle culture mondiali diffuse, no? Ma essere vittime di questo e vedere nell'uso di questi strumenti l'unico modo di rapportarsi all'esterno, questo alla fine è diventato una restrizione, cioè un isolamento. Allora, purtroppo stiamo vedendo che ragazzi che esagerano nell'immersione in questa modernità comunicativa, in questa espansione massima comunicativa, finiscono con l'essere isolati. Ecco, ci sono dei processi contrari a quello che si pensava. Avanti.
Allora, qual è la funzione, una delle funzioni principali che possono segnare anche la maturità mentale? Io qui ho fatto, mi sono soffermata sulla flessibilità. Ecco. La flessibilità certe volte è anche più importante dell'intelligenza. No? Il cervello che cosa produce? Intelligenza, saper parlare, saper costruire delle cose, no? Saper creare delle cose. Ma se la mente non è flessibile, rischia di non saper adeguare, no? Le proprie capacità alla vita sociale. Allora, la flessibilità è la capacità di rispondere adeguatamente ai cambiamenti interni e anche esterni ed è la possibilità di giocarsi in ruoli diversi. Proverò a spiegarvi che cosa voglio dire con questa flessibilità. Tutti siamo legati a qualcosa del mondo di prima, no? Ognuno ha le sue abitudini, c'è chi ha un gioco preferito, c'è chi ha una relazione preferita, compresa la mamma, per esempio, no? Ecco, vi faccio un esempio. Voler bene alla propria mamma, è una delle cose innegabili, la cosa principale. A un certo punto, se uno rimane legato fortemente, solamente, rigidamente al proprio amore per la mamma, parte, come dire, svantaggiato rispetto al fatto che c'è un momento in cui, pur volendo bene alla mamma, piano pianino bisogna distaccarsi da questa relazione principale e cominciare ad amare altre figure che sono sostitutive. Pur non dimenticare, non è che uno deve, per esempio, innamorarsi del ragazzo e odiare la mamma. Okay? Cioè, la flessibilità è cominciare ad avere all'interno della propria mente, delle proprie esperienze, due posizioni diverse. Più si è flessibili e più si ha la possibilità di adattarsi alle nuove situazioni. Abito in un posto? I miei genitori vogliono cambiare casa? No, io rimango legato a quel posto, voglio tornare in quel posto non ci voglio andare. Cioè, ecco, ci sono persone che hanno veramente delle difficoltà a cambiare situazioni che sono nella vita. Per esempio, cambiare casa, cambiare posto, cambiare rapporti, avere altri fratelli, per esempio, no? Un ragazzo o una ragazza che sono figli unici e hanno vissuto la condizione di figlio unico, nasce un fratello e allora no, cominciano a impiantare tragedie, cose, eccetera. Ecco, non è solo una questione di cattivi genitori che fanno queste cose, ma anche una capacità personale di trovare nuovi adattamenti. Allora, la violazione delle regole, devi tornare alle 10. Allora, naturalmente tutti tornano almeno alle 11. Alcune violazioni, nei limiti del concesso, nei limiti del possibile, servono a fare delle prove, sono delle prove di forza. Beh, vediamo, io voglio tornare torno alle 11 e vediamo se me lo concedono, che cosa succede, no? Non sono cose molto ragionate queste, sono cose che avvengono all'insaputa sia dei bambini che dei ragazzi che dei genitori e sono le prove d'autore, diciamo, fino a quando non esce il quadro. E il quadro qual è? Che se vincono le violazioni e le trasgressioni, il ragazzo è perso. Se non ci sono violazioni, è perso il genitore perché si ritrova con un figlio, casomai troppo ubbidiente, passivo, eccetera, che non avrà la possibilità di sperimentare il confine. Non so, è chiaro questo concetto? Se qualcuno vuole fare una domanda o vuole interrompermi, io sono ben lieta, perché sennò il discorso diventa troppo lungo. Per esempio, questa storia della violazione. Quando un genitore. È la cosa che succede sempre. Allora, Pasqualino, vedi che non voglio che vai a giocare al campo. E Cuparrao. Pasqualino va a giocare al campo. Quando torna, cosa succede? Eh?
Allora, stiamo parlando in generale. Ti chiami Pasqualino? Ti chiami Siamo Pasqualino, sul serio? Allora, vabbè, non sei andato a giocare al campo, però hai fatto una cosa che tua madre... E non vai? Sì, vai, però ci dico... Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, io sai che cosa ti dico? Che questa cosa non è molto grave. Certo, se tu non vai al campo, ma vai a ammazzare un cristiano? No. Allora, se tu vai invece di andare al campo, vai a farti una passeggiata, che cosa hai tirato fuori da questa che cosa è successo in pratica? Che tu sei andato a farti una passeggiata e hai capito che a tua mamma la puoi prendere in giro. E come no? Ma guarda che certe volte anche questi piccoli esercizi servono, purché non siano, ecco, se tu, ti ripeto, non sei andato al campo e sei andato a farti una canna o a berti una birra, c'erano delle cose, no, bravo. Allora, se non avviene questo, tutto il resto è anche comprensibile, perché sono prove, sono delle prove che i giovani devono anche fare, ok? Mi sono spiegata? Ok? Allora, voi femmine, mamma, vado con... Esatto. Allora, mamma, vado con Giusy. Poi Giusy è da una parte e Marica è dall'altra, no? A cosa servono queste bugie, queste trasgressioni, queste violazioni? A vedersi con il ragazzo. Allora, perché c'è bisogno di fare queste cose? Questo vorrei che voi faceste una riflessione su questo. Allora, sì, ma anche, allora, un momento, parliamo 2 minuti con i grandi, no, parliamo 2 minuti con i grandi, è vero, non, succede perché non c'è il dialogo, ma il dialogo, allora, siamo sicuri, guardi, io sono dalla parte delle mamme, ho il sindacato addirittura delle nonne, quindi si immagini, allora, io sono convinta che noi molte cose le diciamo per paura, no? Non è che noi le diciamo perché non vogliamo che voi andate con Giusy, con me, che ce ne frega a noi, no? E abbiamo l'idea, per esempio, abbiamo l'idea che l'amichetta con cui voi volete uscire è una di quelle col piede lungo. Chi c'ha il piede lungo? Chi c'ha il piede lungo? Ero girata! Chi c'ha il piede lungo? Allora, sapete? Allora, aspettate, sapete a cosa serve questa violazione? Serve esattamente a quello, perché è molto bello, molto interessante incontrarsi con altri viaggiatori. Chi sono i viaggiatori? Sono quelli che hanno il piede lungo come il nostro, ecco, che fanno le piccole trasgressioni, perché questa è una cosa che ci aiuta a fare le prove, ok? A fare le prove per dire ce la faccio, non ce la faccio. Quindi non è che serve non fare nessuna trasgressione, io mi preoccupo molto di più di quelli che non ne fanno nessuna, perché molte volte sono troppo timidi, troppo inibiti, eccetera, anziché di quelli che per l'età fanno, come dire, dei viaggi così con altri, cioè non è che Giuseppina e Maria Antonietta hanno la stessa età. Guardate, un'altra cosa importante è cercare di fare questi piccoli viaggi, queste piccole trasgressioni, intanto con pari età. Ma lo fanno apposta, lo fanno apposta perché capiscono che uscire è una cosa pericolosa. Allora,
Vabbè, allora, tutto questo avviene nel frattempo che nel vostro crescere si sviluppa il pensiero riflessivo e soprattutto quello metacognitivo. Cos'è il pensiero metacognitivo? Guardate che fin quando non si sviluppa la capacità di capire gli altri cosa pensano, gli altri cosa fanno, io chi sono, eccetera. Ecco, gli esseri umani sono in pericolo perché possono essere in balia di quel famoso lucignolo che diceva: vieni con me, ce ne andiamo nelle giostre, ti do la caramella. Cioè, allora, i grandi cercano di proteggervi dai pericoli più o meno grandi che fanno parte della vita, ma soprattutto fanno parte della vita dei più giovani, ok? Per esempio, il pensiero riflessivo, voi cominciate a chiedervi, la maggior parte di voi ce l'ha già questo pensiero riflessivo: chi sono davvero, chi voglio essere, come mi vedono gli altri, piaccio agli altri, no? E presi da questi dilemmi, da queste riflessioni, passano molti anni e sono anni ma anche molto molto difficili, dove l'adolescente e la persona molto giovane in fondo soffre. Ecco, i grandi, gli adulti in qualche volta non si accorgono della vostra sofferenza e la discreditano, no? La attribuiscono sempre a capricci, a ribellioni, insomma, cose che non servono. Andiamo avanti, perché forse non possiamo perdere molto tempo. Allora, qual è l'altro problema dell'adolescenza? Cercherò di andare un po' più veloce e lasciare spazio anche alle vostre riflessioni. Da piccoli i bambini hanno più privilegi, perché accompagnati dai grandi possono fare più cose. Gli adolescenti invece sono in un momento in cui rischiano di perdere la loro libertà, proprio perché vincolati a dei controlli anche un pochino troppo stretti perdono la libertà. Allora, la violenza, parlare di violenza, dobbiamo definirla. La violenza, si dice violenza quando l'aggressività diviene incontrollata ed apertamente rivolta contro gli altri o contro se stessi e ha carattere di distruttività. È una cosa diversa dalla rabbia, l'aggressività che gli adolescenti e le persone molto giovani attuano cercando la libertà. È una cosa diversa dalla violenza. La violenza è un atto in cui l'aggressività perde il connotato di normalità e diventa distruttività. In alcuni adolescenti può venirsi a creare una situazione paradossale. La reazione oggettuale, che vuol dire questo? L'oggetto non è usato nel senso della macchinina, il pallone o non so che cosa. L'oggetto è l'oggetto d'amore, l'interesse. La relazione, come dire, verso la cosa che si vuole fare diventa tanto più difficile da tollerare quanto più è necessaria, scusate gli errori per la, che, di grammatica, e quindi questa relazione mette in crisi proprio la strutturazione della individuazione, cioè quella rigidità di cui vi parlavo prima, essere attaccati con degli oggetti, con delle situazioni, eccetera. Questo attaccamento rischia di far frantumare la personalità. Quindi la violenza nasce dalla sensazione non ragionata della propria dipendenza e passività, soprattutto dalla figura genitoriale. Questo è un momento molto, molto particolare, dove veramente l'agito comporta l'effrazione di limiti percepiti come costrittivi ed instaura immediatamente un processo di separazione e di rottura che interrompe il senso penoso di precarietà. Allora, l'adolescente in realtà a un certo punto si sente precario, cioè non riesce ad avere ancora una identità di adulto. E oggi, tra l'altro, dovete tenere... Sì, dimmi.
Come si combatte? Allora, cosa? Come si combattono? Prevenendoli, riconoscendoli presto e se necessario curandoli. Allora, la violenza può essere un fatto occasionale dovuto a una lite fra due persone, oppure, per esempio, violento può diventare qualcuno che subisce mortificazioni, prevaricazioni. Il bullismo è questo. Il bullismo è lo stato di una persona o di un gruppo di persone che prendono di mira, una persona che pensano essere molto debole. E tu l'hai detto. Quale? Il bullismo? Sì, sono d'accordo con te. Ed è una malattia non riconosciuta, che ha due componenti. Una sociale, perché qualche volta si diventa bulli per imitare, e si è trascinati da compagni che sono violenti o che si vantano, no? E allora, le personalità più deboli, se tu non hai una personalità forte, che cosa vuol dire personalità? La personalità forte non è quella che mena per primo, ok? E la personalità forte è quella che non mena. Quello che ha una sì... No, non mena nel senso, voglio dire, non c'è bisogno. La personalità forte è la persona che ha una sicurezza nei rapporti con gli altri, per cui non ha bisogno di stigmatizzare la propria forza attraverso la violenza. E questo è il problema. La persona forte è forte mentalmente, cioè la persona forte deve saper prevenire. Cioè, quando il bullismo sono le azioni che le persone fanno sulle persone più deboli. Può essere che il bullismo non lo fa una persona veramente forte, ma tu la dici a modo tuo, io penso di avere capito, nel rapporto di forza poco poco è così. Il bullismo è una vigliaccata, eh? Cioè, chi fa il bullo è un vigliacco, non è, come dire, non so come lo definite, è un vigliacco perché approfitta del debole, non della sua forza. Il bullo è un vigliacco perché vede uno più debole e ne approfitta. Molte volte la debolezza non è una debolezza vera, ci sono dei ragazzi, delle ragazze che sono normali, diventano deboli perché un gruppo di persone li aggredisce, e vorrei vedere anche uno molto forte, se sono tante persone che ti stuzzicano, ti ingiuriano e contemporaneamente ti mettono in ridicolo. Guardate che non c'è bisogno solo di alzare le mani. Il vero bullismo è quello sovversivo, è quello meno visibile, non è quello delle botte, è quello delle ingiurie, delle ridicolizzazioni. Ok? Sei d'accordo? Cioè, il bullismo non è solo ti metto sotto e ti picchio, può capitare, no? Ma l'altro bullismo cattivo, cioè un altro tipo di bullismo, che tu prendi in giro una persona solo perché è più magro, più alto, più basso, più che ne so, perché capisci che non reagisce e allora te lo sfotti in continuazione. Allora, il peggiore bullismo è questo. È tutto brutto il bullismo, sia quello con le mani che quello con le provocazioni, ma il peggiore bullismo è quello di prendere di mira una persona e l'altra parte è la assistere senza far nulla a che qualcuno faccia queste azioni. Cioè, il bullismo non avviene al buio, il bullismo non avviene in un'altra stanza, il bullismo avviene esattamente dove ci sono tutti gli altri che stanno a guardare e ridono. Ho risposto? Ok? Diventando complici. Quindi guardate quanti personaggi ci sono nel bullismo. C'è il capo bullo, i suoi compari e tutti quelli che assistono, senza denunciare o senza far nulla, in nome di una omertà tipica. A volte lo fanno anche per paura che poi... Guardate, che cos'è l'omertà? L'omertà è la paura, non è che l'omertà è chissà che cosa.
L'omertà è anche paura. È anche paura. No, l'omertà. Non apriamo questo argomento, però voglio dire, l'omertà che si trova nelle classi è prevalentemente la paura. Però io dico, quanta paura hanno tante persone? Una classe è fatta di 20 persone, come minimo, no? C'è un bullo, i suoi compari, e tutti gli altri sono 15, che se messi tutti insieme, altro che bullo. No... Ah? Dipende da 15 uomini, di quelli che non escono mai da casa, stanno a studiare. Amico mio, l'onestà, ascoltami, l'onestà e la bravura non si misura così, cioè non è che... Allora, stanno a casa a studiare, vanno in palestra, si fanno i muscoli e se si mettessero insieme quelle 15 persone maschi e femmine che sono, perché tu pensi al bullismo maschile, tu lo sai quanti casi di bullismo femminile ci sono? Quante ragazze... chi ha parlato? Vabbè, tu ti occupi del bullismo dei maschi, ma... No, ho detto a volte le ragazze fanno un bullismo sui maschi. Vabbè, questo è... Allora, io qui ho scritto, scusate un attimo, dai, così ci sbrighiamo. Allora, per gli studi che io ho fatto, la violenza si può considerare una domanda di aiuto. Chi è violento in fondo espone anche una necessità di essere aiutato e si esplica in una posizione di dipendenza affettiva e comprende messaggi contraddittori che sono presenti, infatti, il bisogno di un'intensa relazione di dipendenza e anche la necessità di separarsi proprio dal rapporto da cui dipendono. Quindi il rapporto aggressivo sembra dipendere più dalla percezione di assenza di limiti e a legami affettivi fortemente disfunzionali. Esistono caratteristiche personali che incidono. Ci sono delle caratteristiche, non si diventa bulli per caso, ecco, come una certa fragilità emotiva con impulsività, vulnerabilità narcisistica, per esempio la permalosità esagerata associata a vissuti di umiliazione e di vergogna, delusione per le aspettative disattese. Questi sono dei fattori di rischio raccolti in vari studi, diciamo. Quindi i fattori di rischio per la violenza sono una sorta di vulnerabilità individuale, dei disagi familiari anche generici, genitori affetti da patologie psichiatriche che possono in qualche maniera trasmettere, incidere o mantenere, esperienze infantili fortemente traumatiche, disturbi della sessualità o una sessualità forzata, come dire, di cui molti bambini e molti giovani sono vittime, difficoltoso controllo degli impulsi, abbandono scolastico, appartenenza a gruppi devianti, abuso di droghe e una forte tendenza alla violazione delle norme. Quindi gli adolescenti in situazione di carenza e di insoddisfazione diventano dipendenti dagli oggetti esterni e a questo punto, il primo punto, metto il telefono, il computer e tutto il resto e hanno una grossa difficoltà a differenziarsi da questi oggetti. Sono ragazzi estremamente sensibili a perdite e frustrazioni di ogni genere, con autostima scarsa, umore instabile e tendente alla disforia, con sentimenti di rabbia verso se stessi e verso gli altri, propensi ad agire in tutte le forme, compreso l'agito autolesivo e all'autosabotaggio delle proprie opportunità. Ci sono ragazzi che stanno facendo proprio anche delle azioni molto violente contro se stesse e l'autosabotaggio è il non voler fare le cose che tutti sanno che sono le migliori cose per diventare persone diverse. Di fronte alle manifestazioni di violenza comunque è importante porre dei limiti. Il divieto. Ah, che cosa dico io? Il divieto. Posto con chiarezza,
non è una costrizione, ma una modalità per offrire all'adolescente la libertà di orientarsi e offrirsi agli altri, rinunciando all'oggetto d'amore, il telefono per esempio. Prima la madre, poi il telefono. La limitazione non è come repressione, ma come apertura ad un mondo fatto da nuove esperienze e spazi di libertà attraverso la rinuncia a qualcosa di piacevole e sicuro, ma limitante. Con i loro comportamenti gli adolescenti di oggi dimostrano la tendenza a ricorrere più spesso che in passato ad atti violenti, che vengono spesso strumentalizzati sia in un senso che nell'altro, da adulti che devono ancora fare i conti con le loro intemperanze giovanili. Questo lo diceva il direttore, abbiamo troppi genitori amici che non hanno superato la loro posizione giovanile e non riescono quindi a diventare i contenitori dello sviluppo e della vita dei propri figli. È comunque vero che l'adolescente violento corre un forte rischio di essere risucchiato nella spirale molto ingravescente che lo condurrà a condotte delinquenziali, ma potrà anche, trovando adulti competenti e capaci, rientrare nella normalità. Come è anche vero che, e qui mi rivolgo agli insegnanti, spesso noi attenzioniamo molto i rumorosi, i facinorosi, passano inosservati gli invisibili, che sono spessissimo degli adolescenti molto sofferenti e che sono a rischio delle azioni di bullismo e delle azioni di sofferenza mentale futura. L'uomo è un sistema complesso, non lineare. Nei termini più semplici ciò significa che piccoli input possono causare vasti cambiamenti e che non è prevedibile né la direzione del cambiamento né l'assetto finale della persona. Il processo di creazione del sé coinvolge fenomeni sia progressivi che regressivi e qui lo dico agli insegnanti. A volte noi, vediamo... Spesso siamo vittime delle stigmatizzazioni, quello non ne vuole in corpo, quello non ne sa, quello è maleducato, quello... Allora, gli adulti, i genitori, i docenti, i parroci, assistenti, c'è un corteo di adulti che è presente nella vita di molti ragazzi e qualche volta piccole azioni possono passare a fare il cambiamento. Allora, il cambiamento può diventare che i violenti o gli irrequieti o gli iperattivi o non so quelli che, gli intemperanti, che sono tantissimi, con poche azioni possono diventare normali o addirittura migliori dei normali, ma anche con delle operazioni mancate o degli interventi mancati possono diventare dei delinquenti. La plasmabilità di questa fase in cui tutte le opportunità si riaprono non ha uguali nella vita e le figure che condividendo stati mentali ed emotivi permettono all'adolescente di allargare la propria dimensione sono preziose e verranno ricordate per sempre. Ognuno di noi ha in mente la sua maestra, un professore, un parroco, un amico, uno zio, qualcuno che poi ha determinato il cambiamento. Le ultime slide, rivolte ai genitori, se ce ne sono in aula, ma i genitori siamo tutti genitori. Allora, durante l'adolescenza e durante soprattutto gli episodi di movimentazione degli adolescenti, i genitori io li ho definiti sorpresi e spaventati. I genitori devono riflettere sui propri sentimenti e giudizi ricordandosi della propria adolescenza. Devono essere dei buoni osservatori. Devono saper decifrare i messaggi senza giudicarli, mentre molte volte la prima cosa che facciamo li giudichiamo perché tu sei stupido, perché tu non capisci niente, perché tu non vuoi fare. Bisogna dare poche regole, ma le regole devono essere chiare e riscontrabili. Devono saper affrontare le reazioni senza reagire. Non bisogna litigare. Il genitore non deve litigare col figlio, perché per paura di non dimostrare la propria forza genitoriale, perché a volte un adolescente lasciato in stand-by, no? Poi dopo un po' ecco, è in grado di riprendere il dialogo che in quel momento sembra essere interrotto.
Se il comportamento necessita una punizione, fate in modo che questa sia proporzionata, sostenibile per lui e anche per voi. È inutile fare punizioni. Quando poi andremo a sciare, non ti farò sciare. E ancora è agosto, per esempio, no? Ricordatevi che vale molto di più una lode per un buon comportamento positivo che punizioni costanti e continue. Ricordatevi, infine, di passare dei momenti piacevoli insieme ai vostri figli, ricordando loro il senso dello stare in relazione anche con gli adulti. Ricordatevi, infine, anche in questi momenti difficili, quanto avete desiderato vostro figlio e la tenerezza che vi lega a lui.